Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi salire dall'Oriente un altro angelo, con il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quali era stato concesso di devastare la terra e il mare: non devastate la terra, né il mare, né le piante, finché non avremo impresso il sigillo sulla fronte dei servi del nostro Dio. E udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo: 144.000 segnati, provenienti da ogni tribù dei figli di Israele. Dopo queste cose vidi, ecco, una moltitudine immensa che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani, e gridavano a gran voce: la salvezza appartiene al nostro Dio, seduto sul trono e all'agnello. E tutti gli angeli stavano attorno al trono, e agli anziani e ai quattro esseri viventi, e si inchinarono con la faccia a terra davanti al trono, e adorarono Dio dicendo: Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio, nei secoli dei secoli. Amen. Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: questi che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono? Gli risposi: Signore mio, tu lo sai. E lui: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide col sangue dell'agnello. Parola di Dio. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio. E lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso, come Egli è puro. È parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere, e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore. Avete gustato la parola di Dio? Io spero di sì, vero? Non l'avete sopportata? Non siete qua immusonati così, no? Perché non avevate niente da fare. Io spero che siate venuti proprio per gustare, non solo per ascoltare. Certo, ascoltare è importante, ma anche per gustare, sentirne il gusto di questa parola di Dio, il senso. Perché così allora entra dentro di noi,
e magari ci cambia, magari ci dà luce, ci dà forza, ci dà speranza, altrimenti cambia niente. Abbiamo perso un'ora della nostra vita, è preziosa, la nostra vita, un'ora. Se l'abbiamo gustata questa parola, allora ci siamo anche lasciati trasportare, allora già sta cominciando a ruminar. Guardate che questa parola non la sto inventando, i padri della Chiesa dicevano proprio così. È quello che fa l'animale quando mangia, e poi c'è questo momento, no, di ruminaggio. Abbiamo sentito nella prima lettura un sogno, lasciatevi trasportare da questo sogno, che è chiaro, un sogno antico, mi immagini un po', però c'è qualche cosa che ancora ci colpisce. Dice San Giovanni, è lui che sogna, il grande sognatore di Dio, dice: c'è qualche cosa che vi segna nella vostra esistenza, quasi un marchio che colpisce, entra nella vostra anima. L'ha mandato l'angelo, l'ha mandato Dio, e 144.000 persone, che vuol dire tutti quanti, è il numero proprio dell'immensità della persona davanti alla creazione, dentro la creazione, bene, tutti segnati. Pensate a un bambino adesso. Quando vediamo un bambino, magari appena nato, cominciamo a vedere le varie diversità. Gli occhi gli è de sua mamma, e il naso de suo papà, le orecchie. Cominciamo a dividere il bambino, no, a pezzettini, perché c'è un marchio. Anche se il bambino non vuole e vuole cambiare, tira, non ce la farà. Siamo segnati. Qual è il segno che noi abbiamo se non il segno di Dio? Siamo segnati da questo sigillo di Dio. Tutti quanti, tutti quanti. E questa è la grandezza. Noi non siamo delle entità buttate lì. Dice la Bibbia ancora nelle prime pagine, no? Che noi siamo creati a immagine e somiglianza di Dio. Tra l'altro tutti, vi dicevo prima, 144.000. Anche chi non lo sa, anche chi non lo vuole, ma noi che lo sappiamo e lo vogliamo, anche ringraziamo. Non siamo migliori, ma magari più fortunati, sì, nel senso che conosciamo, sappiamo e ringraziamo. Che bello che è questo, segnati da quello che San Giovanni, sempre lui, nella seconda lettura, ci ha detto anche che tipo di segno abbiamo. Siamo figli di Dio. Che bello, siamo figli, proprio segnati da questo qualche cosa di grande che Dio ha impresso dentro di noi. Tra l'altro, anche chi mi sta vicino, perché ci fa riconoscere questo, fratelli, anche se ci disgreghiamo, anche se delle volte ci facciamo la guerra, anche se siamo figli di Dio, tutti quanti segnati da questo sigillo. Provate a pensare a una cosa, non sto dicendo niente di nuovo, ma provate a pensare quanto è grande quello che sto dicendo. Provate a vedere le conseguenze che ha. Ma perché devo fare del male a un mio fratello? Ma perché? Ma perché? Questi perché, no? E delle volte saltano fuori, ma molte volte li nascondiamo, ci dimentichiamo e ci facciamo la guerra e pensiamo che l'altro è inferiore, superiore, e quindi, ma per l'amor del cielo, segnati da questo sigillo, siamo figli dello stesso Padre. E quello che saremo, sto sempre citando la seconda lettura, quello che saremo non lo sappiamo nemmeno. Che vuol dire? Questo fatto di essere figli di Dio ci dà un destino immenso, un destino di eternità. Noi non siamo fatti solamente perché pestiamo sulla terra, bella la terra,
Ci prestiamo volentieri, ma siamo fatti per altrove, al di là. Di più, c'è una semente piantata dentro di noi, che è una semente di eternità. Capite che grande che è il fatto di essere figli, di essere destinati a qualche cosa di grande? Capite che questo sigillo ci ha dato uno spazio di eternità immenso. Purtroppo tanta gente, ma anch'io tante volte, non lo consideriamo questo. Ieri, celebrando con i nostri fratelli anziani, no? Casa di riposo, dovevo usare un linguaggio, ma permettete che lo usi anche voi, no? Parlavo in dialetto e dovevo fare. Allora dicevo, pensate a quante persone non capiscono questo e si fa la guerra, considera l'altro come un nemico. Ma perché questo? Perché guarda sempre il suo bigolo della pancia, dicevo con loro. Cioè guarda il proprio ombelico. Oggi è la festa proprio di coloro che il proprio ombelico se lo dimenticano e cominciano ad alzare la testa, ad alzare lo sguardo, a guardare al di là, oltre. Noi siamo fatti per oltre, a guardare a chi ci sta attorno, a guardare la bellezza delle persone che stanno accanto a noi e a costruire un mondo anche differente. Questa è la festa che stiamo celebrando. Un giorno Gesù, per dirci questo, per ricordarci questo, perché la tentazione di guardarci solo nel nostro ombelico c'è sempre stata e sempre ci sarà, ebbene Gesù un giorno prende i suoi e tutta la folla che rappresenta proprio tutta l'umanità, attenti ai simboli, non ve li spiego perché sono immediati. Prende la folla e la porta sul monte, perché abbiamo bisogno di andare sul monte, altrimenti ci affoghiamo, ci dimentichiamo che siamo fatti per l'altezza, le alture, per la bellezza, per... E li porta sul monte e lui si siede, lui solo può sedersi, è il maestro, e comincia a ricordarci questo destino universale, questa grandezza immensa, questo sigillo che ti ha segnati, e comincia a dire beati. Sapete che è il nome di Dio, vero? Noi lo chiamiamo Dio con tanti nomi, ma in fin dei conti il nome di Dio è questo, felicità. Altrimenti cambiate Dio, ve lo dico io, per l'amor del cielo. Se Dio non è felicità, se il suo nome, se il suo incontro, se la sua relazione non vi dà felicità, cambiate pure Dio, finché non troverete, perché Dio è questo. E allora Gesù, parlando proprio di questo Dio, felicità, comincia a dire, eccolo qua, beati, felici, perché Dio è felicità, vi vuole felici. E comincia a darci la strada maestra di questa immensità di Dio. Beati i poveri in spirito, sembra che abbia abbassato il tiro, ma l'ha alzato immensamente. Ha detto in fin dei conti, ci vuole veramente uno spirito forte, capace di considerare gli altri, di guardarli negli occhi e di far del bene agli altri. Questa è la felicità e questo è il Dio della felicità. Vuoi essere felice in fin dei conti? Comincia a far del bene agli altri, comincia a non pensare più solo a te stesso, al tuo ombelico, comincia a considerare gli altri come persone amate da Dio. Beati i poveri in spirito, fa felici gli altri e Dio farà felice te e anche l'altro. Perché ci pensa lui poi. Questa è la novità di Gesù, sapete, questa è la sua rivoluzione, la seconda beatitudine, perché poi le ha declinate, no? Ma in fin dei conti la prima è la più importante. La seconda, quando dice, ci sconvolge, perché dice beati coloro che piangono, ma Gesù sei fuori, non sta lodando o chiedendo che tutti quanti siano nel pianto, non sta accogliendo il dolore, la sofferenza come qualche cosa che... No, lotta contro il dolore.
lotta contro la sofferenza. Dio non è il Dio della sofferenza. Allora se tu ti dai da fare per la sofferenza degli altri, quando uno sta soffrendo e ci metti del tuo e aiuti, lo consoli, guarda che Dio è lì nella tua felicità, eh? Dio è dalla parte di coloro che soffrono se tu ti metti dalla parte loro. Capite come le beatitudini sono coinvolgenti? E questo Dio, felice, felicità, no? È stravolgente, ma anche coinvolgente. Vedete che ce lo auguriamo? Andate avanti voi poi, perché sono 8 le beatitudini, no? Tra l'altro anche qua il numero è simbolico, è il numero della risurrezione, della vita, no? Se contassimo le parole come sono state scritte, sono addirittura 72, come erano i popoli della terra allora conosciuti, no? Quindi è una cosa universale, è per tutto quanto, è per tutta l'umanità. Quando uno entra in questa logica, coinvolge l'umanità intera, e l'umanità ha bisogno di questo. Ecco i santi, sarebbe meglio chiamarli i beati a sto punto qua, vero? Il nome santo viene fuori nella Bibbia, ma Gesù non l'ha mai usato, ha usato sempre però la parola beato, no? Che è il nome di Dio in fin dei conti. Allora, quando uno vive così, vive il Vangelo e dice che il Vangelo in fin dei conti gli ha cambiato la vita e lo propone anche agli altri, magari a quelli che non lo conoscono, magari con coraggio, sapendo che questo può anche aiutare l'altro, l'altra, a vivere in un modo differente, felice. Alcuni noi li consideriamo talmente capaci di fare questo che, ecco, diciamo, sono la nostra protezione, i nostri santi. Ma quanta altra gente? Io li conosco, ma li conoscete anche voi. La gente della quotidianità che ha vissuto il Vangelo fino in fondo. L'ha amato e ha detto che bello che è il Vangelo e che è vera che è una vita vissuta con il Vangelo. E se loro ce l'hanno fatta, perché non posso farcela anch'io? Vi sto citando Sant'Agostino, quando diceva lui ce l'ha fatta, perché non posso farcela anch'io? La strada della beatitudine, del Vangelo, è per tutti quanti. Ce l'auguriamo? Io lo auguro a voi. Ve l'augurate per piacere? Buon cammino a tutti.